Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi una clip, non è un video. Ho messo del mais qualche mese fa, adesso è tempo di raccoglierlo. Qualcuno mi ha chiesto come ti regoli, quando è il momento di raccogliere le pannocchie. Allora, io vado anche a spanne, però un attimino ho visto in questi anni quando è più o meno il momento giusto. Se voi guardate, ad esempio, vedete c'è questa barbetta che si stacca facilmente. All'inizio questa barbetta è verde, col tempo diventa poi questo color paglierino. Come la toccate si stacca. Queste sono sicuramente pannocchie da raccogliere. Lo facciamo insieme. La dimensione è quella giusta della pannocchia, lo vedete, si è abbastanza ingrandito il corpo di questo cereale. Si può fare una prova direttamente sul campo. Vediamo l'ospite. Allora, si può fare la prova direttamente sul campo, così se ne stacca una. Ecco, guardate, guardate che spettacolo. Guardate che perfezione. Questo è sicuramente pronta da mangiare. Ora si potrebbe fare la prova con l'unghia, nel senso che si schiaccia un chicchino, ecco, vedete, tira fuori tutto l'amido. Questo vuol dire che è il momento giusto di raccoglierle. Queste poi ovviamente si possono fare in mille modi, io personalmente le faccio bollite, le preferisco. Si possono fare arrostite, si possono bollire e poi bagnare con del burro fuso, si possono bagnare con burro fuso e poi fare arrostite, sono mille modi. Queste si conservano in frigo per qualche giorno o se volete si puliscono e si congelano direttamente. Oppure si possono far seccare sulla pianta se è la qualità da popcorn e poi alla fine i chicchi belli secchi sono pronti per essere conservati in cucina e poi per essere utilizzati a modi popcorn. Ve ne faccio vedere soltanto un'altra dove magari uno ha qualche dubbio, ad esempio questa. Io ho qualche dubbio che sia pronta perché secondo me dentro è un po' magra, è un po' poco sviluppata, però la barbetta l'ha persa. La vediamo insieme, magari mi sbaglio. Perché non tutte sviluppano nello stesso momento e nello stesso modo. Questa mi sa che è pure un'altra qualità, dovrebbe essere l'ottofile, che ringrazio un amico che mi ha mandato i semi qualche mese fa. Vedete, questa ad esempio mi sembrava che non era pronta, non è pronta, vedete? Questa probabilmente ha bisogno ancora un po' di tempo e la barbetta mi ha tratto in inganno, quindi... Quindi allora questa è la qualità ottofile, aspettiamo un attimino, però i chicchi sono molto più grandi dell'altra, quello è un mais commerciale ibrido. Pazienza, abbiamo rovinato una pannocchia, abbiamo capito però che ci vuole del tempo in più per questa qui. Bene, se avete del mais potete darlo anche alle galline che apprezzano molto, questo era il mio intento quest'anno, però siccome alcune piante di mais sono state mangiate dagli animali selvatici, ma su questo farò un altro video. Ne ho poche e onestamente me le mangio io. Vi ringrazio per essere stati con me, è stato un video brevissimo. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.